forse ce la facciamo questa sera. Abbiamo tutti contro la connessione, le musiche che non parlano, Claudio. Per fortuna che ci sei tu e puoi assolutamente raccontarci le meraviglie delle tue terapie ordinarie, che pochissimi conoscono. Il dottor Claudio Brovida è ancora qui con noi questa sera per l'ospedale veterinario Anubi. Buonasera a tutti, buonasera Renata, buonasera Cinzia. Buonasera. Mi raccomando, mettete like al video e incominciate a commentare e a portare, a condividere un po' nei gruppi e soprattutto a taggare persone che potrebbero essere interessate all'argomento di questa sera. Claudio, di che cosa ci parli questa sera? Questa sera parlo sempre di terapia extracorporea, però in una direzione ancora più avanzata rispetto all'emodialisi, quindi siamo su terapie che si sono incominciate a fare 4-5 anni fa a livello mondiale, in medicina veterinaria. In campo umano ovviamente sono in atto da più tempo, ma comunque sono veramente terapie modernissime, molto sofisticate, che permettono di affrontare delle patologie che diversamente non sarebbero affrontabili. Comunque sono terapie salvavita estremamente particolari. Spero di poter riuscire a trasmettere il concetto. L'unico inconveniente è che sono delle terapie che presuppongono la presenza di team, di organizzazione, non sono fattibili a livello ambulatoriale, perché una persona da sola non sarebbe in grado di gestirla, pur magari essendo in grado. Ci vuole un laboratorio vicino, ci vogliono due persone sempre in cooperazione, e quindi sono cose molto complesse, però salvano quelle patologie che diversamente non sarebbero affrontabili. Esattamente, quindi esistono proprio per questo le strutture di referenza per delle terapie particolari, per cui si va di solito dal medico di base come noi per le terapie normali o per comunque la gestione della visita classica, e poi è importante far sapere ai nostri medici di base e ovviamente far sapere ai veterinari che esistono delle terapie particolari e che ci si può rivolgere ad esempio al dottor Brovida presso l'ospedale Anubi di Boncalieri per attivarsi per fare queste terapie. Per cui continuate a mettere like sul video, continuate a portare dentro persone che potrebbero essere interessate e soprattutto condividetelo con i vostri veterinari. Claudio, io incomincerei a far prevedere la tua presentazione. E benissimo. Pronti via. Ok. Lascio allora la parola. Eccoci qua. Terapia extracorporea, non solo emodialisi, perché la settimana scorsa, se ben ricordate, vi ho un po' illustrato quelli che sono i principi base dell'emodialisi, che è già un tipo di terapia extracorporea relativamente diffusa, incomincia a diffondersi. In Italia ci sono almeno 2 o 3 centri di buon livello riconosciuti con persone che hanno conseguito il diploma, il certificato di emodialisi, e pertanto i veterinari possono già utilizzare, collaborare, e i proprietari di animali hanno questo tipo di possibilità in situazioni particolari. Anzi, devo dire che molto spesso ricevo più richieste direttamente dal proprietario dell'animale che non dai colleghi, ma questo è abbastanza normale con i sistemi di comunicazione attuali. Allora, continuando il discorso della terapia extracorporea e della depurazione, perché parlando di dialisi, di emodialisi, noi parliamo di depurazione. Questa sera andiamo a vedere un passo più in là di quello che è fattibile con l'emodialisi in termini di depurazione del sangue. Questo tipo di grafico che potete vedere ci indica come l'eliminazione delle sostanze dal sangue sia correlato a 2 fattori: uno al peso molecolare e al peso
delle molecolare delle sostanze che noi vogliamo eliminare, e un altro aspetto molto importante è il legame che queste molecole hanno con le proteine. Come voi potete vedere, il HD vuol dire emodialisi, ha un range di azione limitato a molecole che hanno un peso che arrivano al di sotto dei 10.000 Dalton, che è l'unità di misura per il peso molecolare, e un legame con le proteine non superiore all'80%. Le molecole che vanno oltre questi parametri non sono eliminabili con l'emodialisi, quindi il trattamento emodialitico sarebbe inutile. Nell'ambito dell'emodialisi abbiamo parlato che se noi aggiungiamo, l'emodialisi si basa su tre sistemi, avevamo detto la diffusione, la convezione e l'ultrafiltrazione. Se noi uniamo la diffusione e la convezione, con l'emodialisi ampliamo leggermente le dimensioni delle molecole che riusciamo a togliere. Però il problema correlato soprattutto al legame con le proteine. Quando si supera l'80% di legame con le proteine, dobbiamo ricorrere ad altri tipi di terapie extracorporee per depurare l'organismo e per cercare di disintossicare o salvare le vite dei cani e dei gatti che hanno introdotto certi tipi di sostanze nel loro organismo. E le due tecniche che vanno ad agire oltre l'80% del legame con le proteine sono quella indicata con la sigla HP, che sta per emoperfusione, e la TPE, che sta per plasmaferesi, e specificamente Therapeutic Plasma Exchange. Diciamo che l'emoperfusione ha una sua estensione, il massimo dell'efficacia si ottiene ormai con la plasmaferesi, e si tende addirittura oggi a fare con la plasmaferesi anche quello che si fa con l'emoperfusione, proprio per la maggiore praticità che la plasmaferesi ha nella sua manualità di esecuzione, e spero di spiegarvi in maniera chiara nell'arco delle prossimi 55 minuti. E quando noi parliamo di emoperfusione si parla di una tecnica molto particolare che utilizza dei filtri a base di carbone attivo o di resine che assorbono le molecole dal sangue. Il sangue passa proprio dentro queste scatole, questi recipienti, come si vede in questo senso, la pompa propulsiva peristaltica della macchina spinge il sangue attraverso questi recipienti, e dove esistono dei carboni attivi che sono trattati, microincapsulati all'interno di polimeri per impedire embolizzazione delle particelle di carbone e attenuare l'attivazione piastrinica, e le molecole vengono attirate tramite principio fisico che è basato sulla forza di Van der Waal. Tenuto che purtroppo l'inconveniente di questa tecnica è che si devono usare dei filtri per uso umano, in quanto non esiste questo, non esistono ancora materiali specifici per uso veterinario, data la limitatezza del mercato. E quindi il filtro più piccolo per uso umano disponibile sul mercato è di 150 ml di contenuto, e quindi considerando il volume delle linee e il volume appunto per riempire il filtro, potete immaginare che si ha una quantità di sangue fuori dall'organismo dell'animale che raggiunge facilmente 250 millilitri di priming, limitando pertanto l'uso ad animali che sono al di sopra dei 15-20 kg, quindi un gatto non potrebbe essere trattato con questo tipo di tecnica.
il tempo medio è di circa 3 ore, in tempo in cui il carbone viene completamente saturato dalle sostanze rimosse dal sangue. E, per che tipo di terapie si usa? Si usa soprattutto nell'ingestione di farmaci o di sostanze che hanno delle caratteristiche precise in termini di legame alle proteine e peso molecolare. In particolare l'uso specifico sia in campo veterinario è quando un cane casualmente mangia, ingerisce una gran quantità di antinfiammatori, cioè cade il barattolo per terra. Siccome ormai i farmaci per uso veterinario sono tutti resi appetibili perché sono perché possono essere somministrati facilmente per bocca, può capitare che arriva al Labrador di turno, che è un cane notoriamente estremamente goloso, che vede tutte queste compresse per terra che sono saporite e si mangia 40 compresse di sostanze che devono essere somministrate una al giorno, una al giorno interno. Quindi dopo 4-5 ore questo paziente va in danno acuto sistemico e se non si provvede a rimuovere rapidamente queste sostanze dall'organismo, nell'arco di un giorno c'è il rischio che il paziente muoia. E questa è quanto riguarda l'emoperfusione. Più ampia, più specifica, più sofisticata è la plasmaferesi, che parte dal concetto di aferesi, che significa etimologicamente rimuovere. Viene utilizzato per indicare la procedura con cui il plasma o i singoli componenti cellulari vengono separati dal sangue circolante. In particolare si usa il termine plasmaferesi per indicare la separazione del plasma dal sangue intero. In poche parole, eliminare dall'organismo certe sostanze, si toglie tutto il plasma, insomma si usa il bombardamento invece del cecchino, cioè invece di andare a mirare una cosa in particolare noi asportiamo completamente il plasma che contiene tutta una serie di sostanze che non potremmo rimuovere singolarmente e ovviamente lo sostituiamo con del plasma fresco senza alcune sostanze anomale all'interno. Questa è la plasmaferesi. Associata alla plasmaferesi, con lo stesso tipo di strumentazione, si può fare la cosiddetta citaferesi, la rimozione selettiva dei componenti cellulari del sangue, cioè si possono separare e rimuovere direttamente solo i leucociti, separare e rimuovere solo le piastrine o i globuli rossi. In medicina veterinaria al momento viene praticamente effettuata la plasmaferesi, però in alcuni centri negli Stati Uniti si lavora già sulla aferesi e su alcune componenti cellulari, in particolare in oncologia, utilizzando delle macchine a centrifuga molto sofisticate e molto costose. In poche parole, cosa succede? Che il sangue che arriva dal paziente entra in un sistema che viene centrifugato in particolari strumenti. La centrifuga è contenuta all'interno di questa macchina. Il cane viene collegato alla macchina alla stessa maniera di come viene collegato per la dialisi, cioè c'è una linea che arriva all'accesso nella macchina che porta il sangue all'interno di questa centrifuga, dove il sangue viene fatto girare a delle velocità varie a seconda di quello che si vuol fare, perché se noi vogliamo separare completamente il plasma dalla parte corpuscolata, allora si va alla massima velocità e la forza centrifuga schiaccia verso l'esterno, ovviamente verso la periferia, in questa parte finale del circuito, tutta la parte corpuscolata, e noi abbiamo il plasma in superficie e con una pompa di aspirazione possiamo fare la plasmaferesi in questo modo. Però
con questa macchina c'è la possibilità di isolare i vari tipi di cellule, come vedete in base al peso specifico, il peso specifico del plasma va da 1025-1029, quello delle piastrine 1040, per cui se noi tariamo la velocità della centrifuga a aspirare soltanto le particelle che hanno un peso specifico di 1040, noi aspiriamo solo le piastrine dal sangue di questo paziente, oppure i globuli rossi, oppure i globuli bianchi. Per quanto riguarda i globuli rossi, si fa la terapia specifica nell'anemia falciforme nelle persone. Voi sapete che è una malattia mediterranea molto particolare, si riesce in questo modo a eliminare tutti i globuli rossi che non sono alterati, per sostituirli con globuli rossi normali. In oncologia in particolare si isolano cellule patologiche di tipo neoplastico, soprattutto a livello di tumori come melanomi, come anche linfomi particolari, si isolano i blasti e si riescono a eliminare una popolazione ben precisa di cellule tumorali che vengono poi trattate, e si creano dei vaccini contro queste cellule che poi vengono inoculati nel paziente. Sono terapie molto sofisticate che vengono utilizzate in campo umano, e si inizia già in almeno tre università americane a fare della ricerca anche sugli animali. Quindi il futuro della professione veterinaria è estremamente sofisticato tramite queste macchine. Speriamo che anche in Italia e in Europa fra non molto si possano avere questi tipi di possibilità terapeutiche. E questo è una cosa molto particolare della feresi. Andiamo invece sul settore pratico che possiamo esplicare in organizzazioni come la nostra. La TPE, o Therapeutic Plasma Exchange, viene effettuata tramite dei filtri selettivi. Sono dei filtri simili a quelli da dialisi, solo che hanno dei pori molto più grandi, perché lasciano passare tutta la parte corpuscolata, trattengono tutta la parte corpuscolata fino alle piastrine, lasciando passare tutta la parte fluida del plasma. Ci sono due sistemi. La TPE che utilizza una sostituzione completa del plasma, oppure si hanno dei sistemi che sono costituiti da due tipi di filtri, in cui un filtro separa il plasma dalla parte corpuscolata e un'altra parte passa attraverso un altro filtro che separa solo le molecole che noi vogliamo eliminare e rilascia il resto del plasma, che ritorna a ricostituire il sangue intero, e si chiama questa plasmaferesi a doppio filtro a cascata. La differenza qual è? È che nella TPE noi dobbiamo sostituire il plasma con dell'altro plasma. Quindi io, un animale di piccola taglia, possiamo usare una sacca o mezza sacca o due sacche di plasma al posto relativo. Se abbiamo un cane di 60 kg dobbiamo usare 7, 8, 10 sacche di plasma, e abbiamo dei costi non indifferenti. Mentre con la plasmaferesi a doppio filtro cascata, che però è limitata a certe tipologie di patologie, noi utilizziamo sempre lo stesso plasma dello stesso paziente e lo depuriamo soltanto delle molecole che vogliamo eliminare. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Qualcosa che non va, facciamo così.
In medicina umana la plasmaferesi viene applicata in numerose tipologie di malattie e la società americana di aferesi le raggruppa in quattro categorie ben precise, in cui nella prima categoria diventa la prima scelta della terapia, e in la seconda categoria diventa una potenziale seconda scelta, e così a scalare fino alla quarta categoria, oppure vengono usate in concomitanza con altre terapie, e riguardano una quantità veramente numerosa di patologie ematologiche, di disproteinemie, patologie neurologiche tantissime, patologie renali, reumatiche, metaboliche di vario tipo. In medicina veterinaria sono stati fatti degli studi all'inizio degli anni '80, ma la routine della TPE è iniziata, la routine terapeutica è iniziata solo 4-5 anni fa. E attualmente viene utilizzata comunemente con effetti veramente interessanti in caso di miastenia grave, che non viene, ovviamente una piccola precisazione, molte di queste malattie che vedete indicate sono trattabili con dei farmaci, la plasmaferesi viene utilizzata quando la terapia farmacologica non è più efficace e quindi il paziente rischia di morire. E quindi abbiamo la miastenia grave, in cui si vede pazienti che sono completamente paralizzati perché non rispondono più alla terapia farmacologica, che con uno o due trattamenti ricominciano a camminare. Nell'anemia emolitica immunomediata anche qui si hanno dei risultati sorprendenti. L'anemia emolitica immunomediata normalmente si tratta con farmaci immunosoppressori come il cortisone e la cifosporina, però ci sono delle situazioni in cui anche con questi farmaci i pazienti devono fare una trasfusione ogni 3 giorni, a quel punto lì diventa difficile andare avanti. Con la plasmaferesi noi riusciamo a rimuovere gran parte degli anticorpi, antieritrociti, e noi facciamo praticamente ripartire la normale vita del paziente senza trasfusioni, senza farmaci, o mantenendo solo la terapia farmacologica. Poi viene utilizzata in alcuni tipi di proteine, di nefropatie, proteine disperdenti immunomediate. Importante che siano immunomediate, che siano degli anticorpi da togliere, insomma, in caso di poliradicoloneurite, in caso di avvelenamento da Amanita falloides, dove noi sappiamo è un veleno, ha un veleno veramente drammatico che uccide il paziente nell'arco di 1-2 giorni, se non trattato, e attualmente viene applicata anche nella pneumopatia emorragica da leptospirosi, che è una complicanza sempre più frequente della leptospirosi, che prima veniva trattata normalmente in caso di danno renale ovviamente con l'emodialisi, e attualmente purtroppo non sempre l'emodialisi è sufficiente e deve essere associata alla TPE. E l'ultimo caso che presenterò sarà proprio un caso in cui si tratta contemporaneamente con plasmaferesi ed emodialisi il paziente. E poi vedete tutta una serie di patologie immunomediate e anche nelle complicazioni da sepsi, quando certe malattie provocano delle cascate di citochine che danneggiano con cosiddette patologie multiorgano. Con la plasmaferesi si ha la possibilità di eliminare tutte queste molecole e quindi aiutare il paziente a uscire molto spesso dalla situazione patologica. Come vi accennavo, si usa un filtro che lavora come filtro da dialisi, cioè ci sono delle fibre con la parete che agisce da membrana semipermeabile, e lascia passare la parte fluida del sangue, il plasma,
trattenendo la parte corpuscolare. Anche qui il tutto avviene con le stesse macchine che abbiamo visto si utilizzano per dare l'emodialisi, perché c'è una pompa peristaltica che aspira il sangue dal paziente e lo fa passare attraverso il filtro e che viene in questo caso aiutato da altre pompe per l'aspirazione del plasma e vediamo adesso nei dettagli come funziona. In particolare, ecco qua, vedete qui dal basso arriva il sangue del paziente che passa in questo filtro. Nella parte superiore del filtro fuoriesce il sangue deprivato di gran parte del plasma, di circa l'80% del plasma, vedete che è un sangue molto concentrato. Per questo motivo, siccome il sangue viene concentrato a questi livelli, per la terapia, per la plasmaferesi, necessarie alte percentuali di anticoagulante per evitare la coagulazione del filtro. C'è questo breve percorso che fa il sangue che esce dal filtro della plasmaferesi, va in questa camera in cui viene ricomposto con del plasma fresco che viene pompato da questa, preso da una sacca di plasma e pompato attraverso questa linea dentro questa cameretta in cui si ricompone il sangue che torna al paziente. Mentre il plasma attraverso questa pompa viene aspirato ed eliminato in una sacca che viene chiamata sacca dell'effluente. In questo modo noi abbiamo la separazione del plasma dalla parte con tutte le componenti tossiche che noi vogliamo eliminare e la ricomposizione del sangue con plasma fresco e sano dall'altra parte. Queste sono prese dalla medicina umana, quindi abbiamo dei parametri che non sono gli stessi dei nostri animali, ma comunque il principio è uguale, solo per far vedere come passano tutte le molecole, l'albumina compresa, attraverso questi pori, mentre rimangono all'interno di questi tubi, di questi filtri. Soltanto la parte corpuscolata. La velocità ovviamente è diversa, nell'uomo si raggiunge una velocità molto maggiore, l'uomo ha delle dimensioni più grandi dei nostri pazienti, il QB è l'indice della velocità del sangue, che nei nostri pazienti viene utilizzato normalmente le 50 e 70 ml al minuto. Ecco qui, i pori hanno un diametro di mezzo millimetro, mezzo micro, micro, micro e vedete le piastrine hanno un diametro di 3 micron, di 3 millimicron e i globuli rossi 7 millimicron e così via. Vedete come tutta la parte corpuscolata non riesce a passare quindi attraverso la membrana sinterminabile. E così tutte le molecole che ci sono all'interno del plasma vengono invece eliminate. I fattori che controllano la rimozione delle proteine plasmatiche sono legati al cosiddetto volume di distribuzione, cioè le sostanze che rimangono concentrate nel plasma si diffondono in altri compartimenti e non sono più esportabili rapidamente. Sappiamo che noi quando lavoriamo con la terapia extracorporea abbiamo un catetere che va a pescare nell'atrio destro del sangue, del cuore. Questo cosa vuol dire? Che noi lavoriamo soltanto nel compartimento ematico e possiamo eliminare le molecole che sono contenute nel compartimento ematico. Il compartimento ematico contiene il 20% dell'acqua dell'organismo, quindi il restante 80% di acqua e quindi di sostanze tossiche rimangono nel tessuto interstiziale e nel tessuto intracellulare. Di conseguenza c'è una efficacia che è limitata soprattutto
al settore intravascolare. Per questo il primo trattamento è il più efficace, rimuove dal 50 al 60% di sostanza. Bisogna lasciare passare un certo lasso di tempo prima di fare il successivo trattamento, normalmente si fa dopo 2 giorni, e rimuoviamo solo il 15% oltre il 60% di sostanze, e normalmente si fanno 3 trattamenti a giorno 0, giorno 2 e giorno 4 o 6, e si arriva a rimuovere l'80-90% di molecole dall'organismo. E l'intervallo dei trattamenti dipende dal tempo di riequilibrio della sostanza nel plasma, cioè dall'emivita che ha questa sostanza nel plasma. Quindi nel momento in cui noi abbiamo fatto un trattamento, cosa succede? Che non appena abbiamo rimosso il 60% di sostanze dal sangue, si ha un fenomeno di ricarico, di rebound, che consiste nel meccanismo tramite il quale le sostanze che erano concentrate nel tessuto interstiziale a livello intracellulare rientrano nel sangue, e quindi sono di nuovo disponibili per essere eliminate. C'è anche da tenere presente il processo della possibile resintesi di queste sostanze, soprattutto le sostanze tossiche nelle malattie infettive, per cui c'è una riproduzione di queste molecole oltre quelle che si sono già accumulate e che noi dobbiamo rimuovere. Se qualcuno volesse fare delle domande mentre faccio l'esposizione, trova non chiaro quello che sto dicendo, mi può interrompere chiaramente. Come vedete, qui abbiamo il peso molecolare delle albumine e delle immunoglobuline, le IgG, le IgA e le IgM. Vedete come le IgG sono quelle le più importanti da rimuovere. Hanno una percentuale intravascolare al 50% e una emivita di 21 giorni. Le IgM sono le prime a essere prodotte, hanno una presenza intravascolare maggiore perché sono le prime immunoglobuline a entrare in azione, con una presenza intravascolare dell'80% e un'emivita più breve. Qui c'è un elenco di sostanze che vengono eliminate. Queste sono delle immagini prese dalla medicina umana, che sono comparabili con questo schema che vi ho già fatto vedere, che differenzia il peso molecolare in Dalton e il legame con le proteine. C'è da dire che certe sostanze eliminate, indicate in questa tabella, ad esempio i barbiturici, possono anche essere eliminati in maniera adeguata con l'emodialisi. Mi è capitato di trattare un cane che aveva mangiato un'intera confezione di barbiturici, è arrivato in stato comatoso, e con un solo trattamento di 3 ore di emodialisi molto efficace, usando un filtro molto efficiente, abbiamo eliminato quasi completamente i barbiturici, e verso la fine del trattamento il cane, dallo stato comatoso iniziale, si è svegliato, e dopo averlo scollegato dalla macchina addirittura si è messo a mangiare, questo per fare un esempio. Però quando le molecole sono molto legate alle proteine, purtroppo questo non può avvenire. Come programmare la TPE? L'approccio è simile all'emodialisi, quindi si mette un catetere bilume nella giugulare destra, e in questi casi normalmente, siccome il trattamento è legato a 2 o 3 trattamenti, quindi tutto avviene in una settimana, non si mette normalmente il sondino alimentare esofageo come si fa invece normalmente, sistematicamente in emodialisi. Bisogna calcolare il numero di scambi in relazione al tipo di patologia che noi stiamo affrontando,
e determinare il volume ematico e plasmatico, l'ematocrito prima del trattamento, la quantità di anticoagulante che va utilizzata. Questo è un aspetto molto delicato, perché se eccediamo con l'anticoagulazione provochiamo delle emorragie, se usiamo, se siamo troppo bassi nell'uso dell'eparina, facciamo coagulare il sangue nel sistema e dobbiamo di botto sospendere il trattamento, buttare via tutto e poi fare una trasfusione di sangue. Insomma, quindi sono terapie che richiedono una certa esperienza per evitare delle complicanze dovute al trattamento stesso. Si devono calcolare i fluidi da rimpiazzare e poi ovviamente tutto viene fatto tramite un adeguato settaggio della macchina, che ci permette, che per fortuna sono macchine che ci permettono di fare molto bene i nostri calcoli. E come vedete, la preparazione di una TPE prevede almeno un quarto d'ora di concentrazione sui parametri del sangue e sui volumi che noi vogliamo utilizzare, e tutta una serie di calcoli. Questa è la classica formula che si utilizza per calcolare il volume del plasma, cioè il peso, body weight, per moltiplicato per 0, per 80, praticamente 0,08, l'80%, che è il volume del sangue nell'organismo. Cioè ci sono 80 ml di sangue per litro d'acqua nell'organismo e solo 60 nel gatto, e poi va tenuto presente l'ematocrito, perché più basso è l'ematocrito e maggiore è il volume di plasma. Insomma, si fanno tutti questi calcoli per impostare la macchina. Il cane viene preparato come per l'emodialisi. Vedete questo tubo blu che avvolge la linea venosa, che è la linea di ritorno, è un sistema per riscaldare il sangue, perché a differenza dell'emodialisi, dove noi riscaldiamo il sangue con extracorporeo con il dializzato, in questi casi tutto il sangue all'esterno del corpo non si raffredda, e quindi c'è questo sistema studiato apposta che avvolge tutto la linea di ritorno, perché è l'unica parte che può essere gestita in questo senso, e riscalda il sangue nel ritorno verso il paziente. E Claudio, scusami, c'è una domanda, intanto che abbiamo una domanda, non so se magari rispondi anche nello specifico dopo. Se funziona anche nel caso di bocconi avvelenati, abbiamo già detto appunto addirittura nel caso di Amanita phalloides, eccetera, per quali sostanze chiedeva? La farmaci contro per uccidere le lumache, ad esempio, può essere utilizzata. Certo. Metaldeide. Metaldeide, sì. Insomma, per varie situazioni velenose, diciamo così. Ovviamente sì. È necessario il ricovero, e più o meno i costi, chiedeva, di questi tipi di interventi. Purtroppo il costo può variare circa 1000 euro a 1500 euro al trattamento, dipende dalla dimensione dell'animale, perché tutto il costo, abbiamo il costo dovuto al set, che di per sé costa circa 300, dai 200 ai 300 euro secondo le dimensioni, e poi abbiamo il numero di sacche di plasma che noi dobbiamo utilizzare. Sappiamo, una sacca di plasma costa circa dai 150 ai 200 euro, e quindi se abbiamo un piccolo paziente basta un'unica sacca, quindi sono 200 euro, abbiamo 500 euro di materiale. Poi abbiamo 3 ore di lavoro di 2 persone e l'ammortamento della macchina, ovviamente, che sono molto costose, e quindi questo porta a dei costi che si aggirano circa
800.000 euro per trattamento. Quindi vedete qui nella fase di preparazione dobbiamo calcolare la quantità di plasma e siccome il plasma costa, normalmente salvo condizioni particolari si sostituisce solo il 50% di plasma con plasma fresco congelato, l'altro 50% di plasma viene sostituito da albumina umana al 3%, da soluzione fisiologica salina o da plasma expanders, per cui noi facciamo 50% di plasma fresco congelato e l'altro 50% è diviso in un terzo di albumina umana al 3% che può anche non essere utilizzata, essere sostituita dalla soluzione fisiologica e il plasma expander. Purtroppo adesso ci sono dei grossi problemi a trovare sul mercato il plasma expander per una serie di problemi che sono nati in campo umano per problemi coagulativi e si usano le gelatine che comunque vanno anche bene, la soluzione a base di gelatina. E questo è comunque il rapporto fra plasma fresco congelato e succedanei integratori che servono a completare il volume di sangue che deve essere di plasma, che deve reintegrare il volume di plasma per tornare a un ematocrito normale e a un volume di plasma di sangue normale per il paziente. E l'anticoagulante e l'eparina viene gestita tramite questa pompa siringa che la inietta all'interno del sangue appena il sangue, prima che il sangue venga aspirato dalla pompa peristaltica e fatto entrare all'interno del filtro in questa direzione. E questo è un trattamento, vedete, qui abbiamo il sangue che arriva dal paziente, entra nel filtro, il sangue concentrato va nella famosa vaschetta di ricomposizione, il plasma viene aspirato attraverso questa pompa, passa attraverso questa valvola che ne calcola la pressione e questo sensore che percepisce raggi infrarossi, che percepisce la presenza di eventuali elementi corpuscolati, se ci fosse una fibra rotta e ci fosse della presenza del sangue nel plasma, allora sì, c'è un allarme che blocca immediatamente la macchina e ci dice attenzione, perdita di sangue, e in quel caso bisogna far ritornare il sangue al paziente e poi sostituire il set completo. Questi filtri sono contenuti in set che hanno già le linee montate sopra, insomma, molto, molto comodi e molto rapidi da applicare. Qui abbiamo la sacca che raccoglie l'effluente, cioè il plasma che viene eliminato dal paziente, e qui su quest'altra bilancia notate che il volume viene calcolato in peso, sono bilance precisissime, non bisogna toccare la macchina durante il trattamento perché ogni vibrazione può fare fermare il trattamento, perché altererebbe l'azione di queste bilance molto sensibili. In questo caso siamo nella fase in cui stiamo somministrando del plasma expander, non stiamo ancora somministrando il plasma fresco. Normalmente si inizia con o la soluzione fisiologica o la soluzione di albumina, poi si inizia con l'albumina, si fa prima l'albumina, poi la soluzione salina, il plasma expander e poi si fa alla fine il 50% del volume di liquido rimanente e il plasma fresco, che viene sempre fatto per ultimo. Perché? Perché circolando in continuazione parte del liquido che viene somministrato viene di nuovo eliminato nella fase iniziale, per cui nella fase terminale deve essere plasma intero.
plasma fresco per integrare veramente completamente il plasma che viene, che viene eliminato. Claudio, due domande ci sono. Una, una collega immagino il ringer lattato potrebbe sostituire la fisiologica, che è molto ricca di cose attuali? Assolutamente no, perché c'è del calcio che interferisce con l'eparina e quindi interferisce nel meccanismo dell'anticoagulazione. Solo soluzione fisiologica. Ok. Mentre Daniela continua, riguardo al plasma, se è necessario rispettare il gruppo sanguigno del cane paziente, se esiste una banca del plasma, se si può donare, la sua Doberman è una donatrice universale già fissata? Idealmente si dovrebbe usare il plasma dello stesso gruppo sanguigno del ricevente e quindi si prende sempre plasma di donatori DEA1 negativi. Per quanto riguarda il plasma, purtroppo in Italia si potrebbe produrre perché ci sono delle centrifughe che permettono di separare i globuli rossi dal plasma e poi basta congelarlo a meno 20 e si può tenere per 5 anni addirittura. Purtroppo in Italia esiste ancora una legislazione un po' nebulosa perché è stata fatta alcuni anni fa quando nessuno faceva la plasmaferesi e il plasma viene ancora considerato un farmaco e di conseguenza non si potrebbe produrre per conto nostro il plasma. Allora cosa si fa? Al momento si ricorre all'importazione del plasma, c'è un'azienda inglese in Portogallo che produce tutti gli emoderivati, che è molto conosciuta in Italia, credo che molti veterinari la conoscano. Se qualcuno volesse sapere l'indirizzo mi manda un messaggio di posta elettronica e ben volentieri do il connessione con questo centro molto ben organizzato in Portogallo. Si fa la richiesta nel pomeriggio, il mattino dopo hai già la sacca di sangue, di plasma, di piastrine, sono molto ben organizzate. Perfetto. E quindi purtroppo la produzione casalinga di plasma, secondo la legge, non sarebbe ancora permesso. Perfetto, va bene. Però okay. Il plasma è disponibile in questo modo, si riesce a avere tutto il plasma che si vuole. Certo. La macchina, come vi dicevo, è estremamente cooperativa perché, come potete vedere da questa immagine, ci dice tutto quello che sta avvenendo. Il volume di rinfusione totale, quello che noi abbiamo calcolato, abbiamo detto in questo caso dovevamo sostituire un litro e mezzo di plasma e ci dice la velocità di rinfusione che è 500 ml all'ora, e vedete come la rinfusione è 500 e l'effluente, cioè la quantità eliminata è 500, quindi c'è questa equilibrio corretto, perfetto della macchina che controlla con precisione le velocità delle pompe, una di aspirazione e l'altra di eliminazione. L'ematocrito prima o dopo il trattamento e la frazione di filtrazione è molto importante, cioè la parte di plasma filtrato nell'unità di tempo non deve superare il 20%, altrimenti condensiamo troppo rapidamente il sangue e rischiamo di far coagulare il sangue all'interno del filtro. Il tempo, la macchina ti dice anche quanto dura il trattamento, come vedete siamo sulle 3 ore in questo caso, e ti dice quanto tempo ci vuole per svuotare ogni sacca che fai, qui ti dice fra 22 minuti la macchina si ferma, causa sacca rinfusione vuota, e quest'altra abbiamo l'indicazione dell'anticoagulazione, schiacciando questo sempre il sistema del touchscreen possiamo modulare e variare la dose di eparina a seconda delle necessità.
E qui abbiamo la pressione di transmembrana, che anche qui ci indica il flusso del plasma attraverso la membrana. Se sale molto la pressione di transmembrana, vuol dire che ci sono dei problemi di coagulazione e dei guai in vista. E qui abbiamo le varie pressioni dell'accesso. Questa è la pressione negativa con cui la pompa peristaltica aspira il sangue dal paziente, questa è la pressione nel filtro, la pressione dell'effluente e il rientro. Cerco di accelerare un po' perché il tempo passa. Ecco qua, qui incominciamo a parlare della plasmaferesi a cascata, in cui il plasma viene selezionato. Qui non facciamo la sostituzione completa del plasma, ma eliminiamo attraverso un altro filtro le sostanze che vogliamo eliminare dal plasma. Abbiamo un filtro che elimina, che separa il plasma dal sangue, e poi un altro filtro che elimina le sostanze che noi vogliamo eliminare dal plasma. E di questo vi parlo perché su questo tipo di tecnica, tre anni fa abbiamo fatto uno studio in collaborazione con l'Università di Pisa, utilizzando la doppia filtrazione a plasmaferesi nel trattamento della iperproteinemia nei cani con la leishmania. Era uno studio pilota per vedere, siccome la leishmaniosi, come sapete, dà un'iperproteinemia perché dà un aumento della gamma globuline, se si poteva fare qualcosa ovviamente in quei pazienti che non hanno ancora danno renale, perché adesso lo facciamo anche nei pazienti con danno renale. In particolare abbiamo trattato alcuni casi. Io, uno dei due casi che ho trattato dello studio era questo, è molto interessante, un cane randagio adottato dal Meridione, già trattato tre volte con il tefosine per la leishmania e per un mese con timoniattimo e glumina. Il cane aveva un titolo anticorpale, come potete vedere, molto elevato, non aveva assolutamente alterazione di parametri ematologici, ma aveva sviluppato una artrite immunomediata estremamente dolorosa che non gli permetteva di camminare. Aveva delle zoppie veramente evidenti ed erano trattate purtroppo solo col tramadolo e non con gli antinfiammatori, perché gli antinfiammatori in questo caso avrebbero purtroppo coinvolto in senso negativo i reni, creato dei grossi problemi. E qui sono i calcoli che abbiamo fatto per questo tipo di trattamento, che vi descrivo immediatamente. In poche parole, con tutti i calcoli che si devono fare, il cane aveva un volume di 870 ml di plasma. Abbiamo pianificato un trattamento di due volumi di plasma, quindi di 1740 ml di plasma da sostituire, con un flusso ematico di 60 ml al minuto, questo è il flusso del sangue, che è differente dal flusso plasmatico, che è solo 10-15 ml al minuto, quindi 2 ore per fare tutto il trattamento. E abbiamo fatto il trattamento di due volumi di plasma al giorno 0, giorno 2 e giorno 6. Come vedete, il sangue arriva nel plasma filtro, questo piccolo filtro separa il sangue che è dal plasma, il plasma va in questo altro filtro separatore e la parte rimanente di sangue torna in questo recipiente, in questo gocciolatoio, in cui il plasma che viene filtrato dal secondo filtro che trattiene le gamma globuline, in questo caso perché queste sono le molecole che vogliamo trattenere in questa terapia, passa attraverso un riscaldatore e il resto del plasma senza gamma globuline torna nel gocciolatoio, ricompone il sangue che torna al paziente.
E anche qui, come sull'altra macchina, abbiamo tutte le indicazioni, il flusso delle parine, il flusso del sangue, la quantità di sangue trattato, il flusso di plasma, il volume di plasma trattato, insomma si riesce a gestire e a seguire con estrema precisione ogni momento della terapia. E contemporaneamente il paziente viene monitorato molto nei dettagli, perché sono terapie estremamente invasive e dobbiamo avere sotto controllo tutti i parametri possibili, quindi il ritmo cardiaco, la pressione del sangue, perché possiamo avere, cioè, da tenere presente che ci può essere una reazione negativa del contatto del sangue con queste linee, quindi avere dei cali pressori rapidi che devono essere trattati con farmaci, e quindi tutto deve essere monitorato con molta attenzione. Questa è la macchina che serve per vedere il tempo di coagulazione e per controllare se la quantità di eparina utilizzata è corretta, e la macchina controlla il tempo totale di coagulazione, l'Activated Clotting Time, l'ACT, che normalmente ha un valore che prende sia la via intrinseca che la via estrinseca della coagulazione. I valori normali sono da 80 a 100 secondi e noi cerchiamo di tenerci sul valore doppi del normale, dai 180 ai 200 secondi, per la coagulazione del sangue. E qui con questi filtri comporta una somministrazione di eparina che è quasi doppia quella utilizzata per i filtri che si utilizzano nella dialisi. Quindi è molto importante monitorare spesso la coagulazione, proprio per vedere se dobbiamo variare la quantità di eparina che dobbiamo dare, per evitare che o sia eccessiva o sia troppo poco, con rischio di, come abbiamo detto, di coagulazione. Claudio, perdonami, c'è una domanda, anche perché non riusciremo comunque a vedere tutta la presentazione, perché sono già le 10 e sei solo a metà. Che rischi ci sono? Allora, dice, se è un tentativo di salvavita, il gioco vale la candela, ma che rischi ci sono per queste terapie? Allora, abbiamo visto questo. Questa è l'elettroforesi al primo trattamento. Vedete l'abbattimento del plasma dopo un primo trattamento, e questa è la quantità di gamma globuline nel plasma che è stato eliminato. Vedete quante gamma globuline abbiamo eliminato. Questo è il grafico dell'eliminazione delle gamma globuline, e questi sono i valori di tutte le elettroforesi, e questo è il controllo del paziente dopo 3 mesi. Questo cane per un anno ha camminato normalmente senza farmaci. Quindi l'efficacia c'è. Di qui è nata anche l'esperienza di utilizzare la plasmaferesi in associazione all'emodialisi nelle complicanze dei trattamenti della leishmaniosi, quando ci sono tossicità provocate dai farmaci stessi, dal Lucantim, oppure si ha una concentrazione di gamma globuline eccessive, 1-2 trattamenti di plasmaferesi accelerano l'efficacia del trattamento tradizionale, se il proprietario se lo può permettere, ovviamente. Questo è il discorso. Certo. Facciamo due cose veloci per farvi vedere cosa serve anche la plasmaferesi. Questo è la TPA completa, cioè la sostituzione completa del plasma in caso di anemia emolitica immunomediata, che è una patologia che, quando non risponde più alle terapie
tradizionali, cioè gli immunosoppressori, prednisone e ciclosporine, condannano a morte il paziente. Invece la plasmaferesi fa resuscitare il paziente, perché questo cane ha già ricevuto già 2 trasfusioni di sangue, si presenta con un ematocrito di 9,76, un ematocrito normale dovrebbe essere 40, quindi l'emoglobina dovrebbe essere 14,3, quindi è un cane che sta morendo dissanguato. Viene trasfuso con unità di globuli rossi concentrati e sottoposto immediatamente a plasmaferesi. Questa è l'agglutinazione del sangue di questo paziente, agglutina addirittura nella provetta, appena tocca la parete della provetta, quindi potete immaginare in che condizioni. Fate la trasfusione del sangue e questo cane il giorno dopo ha di nuovo lo stesso ematocrito di prima della trasfusione. Qui abbiamo la preparazione di tutto quello che dobbiamo somministrare, come abbiamo già detto, la formula per la quantità di volume di plasma che dobbiamo sostituire, tutti i calcoli che dobbiamo fare. Quello che vi ho già fatto vedere, il plasma che viene eliminato e ricomposto e rimandato con plasma fresco congelato al paziente. Qui abbiamo vedete come è emolizzato il plasma eliminato, qui stiamo anche facendo del Volgren, del plasma expander, non ancora del plasma fresco. Qui abbiamo tutti i parametri a destra che ci indicano l'andamento della situazione. E qui vedete il sangue, il test di microagglutinazione dopo la seconda TPE. Non c'è più microagglutinazione, quindi vedete l'ematocrito è salito spontaneamente a 22. In 3 trattamenti tu elimini completamente la patologia e fai continuare solo con piccole dosi di cortisone che poi gradualmente scali. E il primo cane che io ho trattato con questa metodologia l'ho fatto 4 anni fa e non ha più avuto episodi di anemie immunoemolitiche immunomediate. Quindi sono veramente delle terapie salvavita quando le terapie tradizionali non servono. In questo caso invece questo paziente è stato morsicato da una vipera, ha sviluppato un grosso edema facciale sotto il tronco, delle urine scurissime e stava sviluppando una patologia multiorgano. Questo è l'edema trattato. Anche qui lo stesso tipo di trattamento, sostituzione totale del plasma. Controllo, ecco qui si può vedere come si controlla la pressione di transmembrana che deve essere lineare. L'aumento della pressione di transmembrana vuol dire una tendenza alla coagulazione all'interno del filtro, un indice molto importante da monitorare e possiamo seguirlo con estrema attenzione. E il nostro bassotto già dopo la seconda trattamento è migliorato, in questo caso vedete che stiamo facendo plasma fresco congelato, che ovviamente è stato scongelato e riportato a temperatura corporea prima di essere somministrato. È un bassotto, si è accontentato di 2 sacche di plasma per ogni trattamento, abbiamo fatto 3 trattamenti ed è guarito perfettamente. Infine, l'evoluzione ultima di queste terapie è l'associazione della plasmaferesi e l'emodialisi. Quando questo tipo di patologia è applicabile a delle situazioni patologiche estremamente complesse e sono veramente salvavita, a volte purtroppo non hanno neanche successo perché affrontiamo dei pazienti moribondi. In questo caso questo paziente aveva contratto la leptospirosi con la complicanza della vasculite polmonare emorragica, che è una complicanza che si sta verificando sempre più frequentemente nei pazienti con leptospirosi. In poche pratiche, in pratica si ha una vasculite emorragica provocata da immunocomplessi e non si conosce ancora completamente bene la dinamica.
Però la teoria è che asportando questi immunocomplessi si favorisce, si diminuisce il rischio di emorragia, perché sono pazienti che possono morire all'improvviso per emorragia polmonare. È capitato prima di fare questi tipi di trattamenti di approcciare solo con la dialisi questi pazienti e a me è addirittura successo che il paziente mi è deceduto per emorragia polmonare mentre lo stavo preparando per inserire il catetere da dialisi. Questo per dirvi la gravità di questo tipo di patologia. E il tentativo che si sta facendo adesso è quello di, ovviamente sono pazienti che hanno insufficienza renale, sono anurici a causa della leptospirosi. Vedete l'ittero che ha sviluppato questo paziente. In questo caso noi abbiamo la fase precedente è stata quella di fare prima la plasmaferesi e poi l'emodialisi, ma vuol dire lavorare per 8 ore su un paziente scoagulato e che è propenso all'emorragia, quindi molto difficile da gestire. Infine abbiamo siamo riusciti ad unire i due trattamenti, fare la plasmaferesi e fare in modo che il sangue che esce dalla macchina della plasmaferesi passa direttamente alla dialisi e quindi noi facciamo alla macchina da dialisi noi facciamo contemporaneamente due trattamenti e curiamo sia eliminiamo gli immunocomplessi che sono la base della sindrome emorragica e nel contempo trattiamo l'insufficienza, il danno renale e l'anuria che ha colpito questo paziente. E è tutta una questione idraulica in questo caso, perché il sangue che esce dal paziente dal catetere a due vie va alla macchina alla TPE, torna dalla TPE e attraverso questa linea e con un rubinetto a tre vie va la linea rossa, è la cosiddetta linea arteriosa, cioè quella che porta il sangue dal paziente alla macchina e va alla macchina da dialisi e torna attraverso al paziente attraverso la linea venosa. Cosa serve questo tubo che collega queste due valvole a tre vie? Le due macchine ovviamente non vanno, il sangue non circola alla stessa velocità nella macchina da plasmaferesi e nella macchina da dialisi, quindi ci sarebbe uno scompenso. E per ovviare a questo compenso si è fatto questo bypass per cui l'eccesso di sangue che torna dalla plasmaferesi e non viene preso dalla macchina da dialisi va direttamente e ritorna al paziente. Questo perché? Perché noi stiamo usando due circuiti extracorporei, non possiamo permetterci di dissanguare il paziente prendendo 200 ml per una macchina e 200 ml per l'altra macchina. E quindi dobbiamo usare dei circuiti molto ridotti di volume e si usa il circuito, in questo caso, il circuito più piccolo per la plasmaferesi che ha un volume extracorporeo di 71 millilitri e per l'emodialisi il circuito più piccolo con un filtro più piccolo con un volume extracorporeo di 51 ml, per cui si arriva a 120 ml di sangue, per cui possiamo trattare un paziente di 10 kg senza particolari problemi. Claudio, questo... c'è una domanda un po' più specifica, scusami, prima di terminare, il valore della CT dà più informazione rispetto ai più comuni PT e APTT? Allora, l'ACT corrisponde, che noi usiamo, corrisponde al... Si può anche usare la PTT, volendo, per monitorare questi trattamenti. Infatti c'è un collega negli Stati Uniti che utilizza la PTT che deve essere la PTT normalmente sul 20 deve essere circa 30 la PTT. Il PT non è utile perché è specifico solo per un fattore della coagulazione.
Ecco qui il paziente che viene trattato dalle due macchine, la prima fase, l'eliminazione del plasma e la ricomposizione del sangue che poi va alla macchina da dialisi che viene trattato e qui vedete viene anche rimosso lì, siccome il cane in questo caso è anurico, viene rimosso anche il liquido attraverso questo filtro che è di piccole dimensioni e quindi si può già iniziare tutto il trattamento in una volta sola, in 4 ore. Mi hanno fatto 3 ore di plasmaferesi e contemporaneamente 3 più 1, cioè 4 ore di emodialisi come approccio della situazione. E vedete tutti questi tubi che sono alla base del meccanismo. Due ulteriori domande, ovviamente molti complimenti, molto chiara e come al solito. Dunque, chiedono percentuali in totale di successo, cioè anche qui quanto effettivamente contro queste terapie e che tipi di successo. Il successo della terapia extracorporea in generale è del 50%. In queste terapie si abbassa ancora, siamo sul 30% di possibilità di successo, proprio per questo tipo di patologia in particolare. Per la leishmaniosi no, abbiamo, così grave. Abbiamo delle grosse soddisfazioni nella leishmaniosi perché riusciamo a recuperare più del 50% dei pazienti. Mentre in questi casi di emorragie polmonari è molto, molto difficile da gestire perché devi usare la quantità minima, già il sangue tende, non coagula poco e quindi devi usare delle quantità minime di eparina. Tieni presente che in questo caso l'eparina viene usata soltanto nella plasmaferesi e non nell'emodialisi perché il sangue è già scoagulato dalla plasmaferesi e quindi va nella macchina da emodialisi senza ulteriore eparina. Certo. Giulia Ferrari chiede se oltre al morso di vipera può funzionare anche per i morsi di ragno, evidentemente in quelli sicuramente velenosi. Teoricamente sì, in ogni tipo di avvelenamento serve nelle patologie dove devi rimuovere delle quantità enormi di citochine nelle grosse sepsi, nelle patologie multiorgano, quando hai delle emolisi dovute a delle tossine molto gravi, la plasmaferesi, rimuovendo completamente il plasma, rimuove ogni tipo di molecola, buona e cattiva, che c'è nel plasma e lo sostituisce con plasma fresco. Certo. Cinzia Boggi, ti ringrazio ancora perché la complessità dell'argomento, ma spiegazione estremamente chiara e interessante, grazie a te Cinzia. Quindi alla fine la plasmaferesi potrebbe essere considerata una terapia nella leishmaniosi quando il titolo non scende con le comuni terapie, chiede Alessandra? Quando abbiamo dei valori di immunoglobuline sempre molto alti, e il titolo di anticorpi è diverso perché in alcuni casi il titolo anticorpale persiste per molto tempo anche quando il cane è clinicamente guarito. Certo. Perfetto, non abbiamo altre domande. Me ne rendo conto. Forse un po' più tranquilli. Siamo andati a toccare degli argomenti estremamente complessi questa sera, ma questo per dimostrare che esatto, si possono molto fare complicati ma estremamente interessanti. Li possiamo fare anche noi veterinari, non solo in campo umano, insomma. Certo, esatto, perché sono terapie che effettivamente in campo umano, anche in campo umano, sono molto complicate, però in campo veterinario a maggior ragione. Non so se avete notato in certi pazienti trattati di Covid che avevano di fianco la macchina con la TPE, quindi anche loro, perché erano dei pazienti che avevano delle altre malattie e quindi mentre avevano il trattamento per Covid facevano anche la plasmaferesi. Mamma mia.
Che disastro. Va bene, allora a tutti quanti ricordo di mettere like, commentare, condividere, spargete la voce. Ovviamente se avete bisogno di ulteriori informazioni potete, uno, scaricare la presentazione che ha fatto il dottor Brovida, c'è anche la presentazione e ovviamente il link alla primissima diretta che ha fatto settimana scorsa, che è stata altrettanto interessante. Assolutamente. Filariosi, Silvia, hai perso la mia domanda, mi sono persa la domanda della Renata Delico. Mamma, aspetta che vado a recuperarla, anche per la filariosi cardiopolmonare. Puoi ripetere? No. Non ho sentito. Può essere utile anche in caso di filaria, di filariosi cardiopolmonare? Può essere utile anche in caso di filariosi cardiopolmonare? No, perché no, intanto la filaria si può trattare, e l'unico grosso problema è quando c'è la sindrome della vena cava da accumulo di macrofilarie, che in quel caso lì è trattabile con l'asportazione meccanica delle filarie dalla giugulare, dalla vena cava. Ma la filariosi è una malattia parassitaria del sangue, e la patologia è legata ai fatti trombotici provocati dai parassiti, non da fenomeni tipo tossici a livello molecolare. Qui lavoriamo a livello molecolare. Esatto, quelli sono troppo grossi, purtroppo. Bene, allora, Daniela giustamente sottolinea che è peccato che immagina siano pochi i veterinari che possiedono questi macchinari, e si immagina anche il perché. Sono pochi anche quelli che possiedono le competenze per usarli, i macchinari, perché i macchinari si usano, le competenze bisogna acquisirle. Io questo tipo di trattamento e applicazione, Claudio. Sì, scusa, quest'ultimo trattamento l'ho fatto solo l'anno scorso per la prima volta, dopo che ho fatto tutta una serie di corsi di aggiornamenti con Davis, eccetera, e aver discusso e parlato durante i round che facciamo periodicamente, perché non sono cose che si possono improvvisare. Eh no, certo. Infatti, se qui se qualcosa va storto, il paziente veramente ci rimette. Eh sì, assolutamente. Quindi rinnovo l'invito a tutti quanti di iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere like e condividere anche il video, ovviamente condividere anche e mettere like al video del dottor Brovida sulla pagina Nubi, e contattare il dottor Brovida in caso di qualunque necessità per ulteriori chiarimenti su questi trattamenti così straordinari. Signore e signori, una buonissima serata, siamo stati lunghi anche questa sera, ma è stato veramente, ne valsa la pena, è stato molto interessante. Grazie a tutti ancora e una, direi, buonissima serata a tutti.